Balestrazzi TV Parma, il tuo entusiasmo l'abbiamo colto già l'altro giorno. Come vanno queste prime ore, questi primi giorni nel gruppo? Benissimo, benissimo, i ragazzi mi hanno accolto bene, anche il mister, tutto lo staff. Niente, sono carichissimo, sono felicissimo di essere qui e speriamo di fare subito punti domenica. Situazione strana questa, da una settimana all'altra, da compagno di squadra ad avversario. Sì, sì, è un po' strana, però siamo professionisti e scendiamo in campo per fare il bene della società di appartenenza, quindi nessun problema. Sarà un'emozione senz'altro, però bisogna fare punti. Dal tuo punto di vista, dal nostro l'Udinese passa squadra compatta, che sa difendersi e ripartire. Quali sono i segreti di questo Udinese da affrontare? Ah, sicuramente è una squadra compatta, come hai detto tu, con un mister che trasmette tanto entusiasmo, tanta voglia di lottare su ogni pallone, quindi sarà una partita sicuramente tosta. Tu allunghi la lista dei partenopei del Parma, sempre il Udinese. C'è un filone particolare, l'hai sentito prima di arrivare, li conoscevi? No, conoscevo Grassi, no, fa piacere, più persone partenope ci sono, per me meglio è, quindi mi trovo molto bene con le persone che vengono dalla mia terra. Senti, ti hanno chiesto qualcosa l'Udinese, perché avere in casa, tra virgolette, l'avversario, fino a ieri hai giocato lì. Sicuramente il mister D'Aversa è un mister che prepara benissimo le partite, non hanno bisogno di me per preparare una partita, sono già molto preparati. Se dovessi togliere uno all'Udinese, visto che sei giocato insieme? Ma guarda, non togliere nessuno, è meglio affrontarli alla pari, tutte e due squadre. Senti, Guglielmo Truppo di Radio Bruno, sei qui da poche ore, quali sono le sensazioni? Hai avuto un po' modo di vedere la squadra, l'allenamento con loro? Qual è la sensazione che ti è, come dire, che cosa hai provato subito? Prima di tutto, appena ho messo piede nel centro sportivo, ho avuto la sensazione di famiglia, di un gruppo molto unito, di bravi ragazzi. Ecco, prima Sandro diceva ritrovi i partenopei, però ritrovi in realtà anche il direttore sportivo che ti ha avuto a Palermo, che tra virgolette ti ha lanciato, ti ha detto qualcosa, qual è stato il segreto di questo trasferimento, ti ha convinto lui? Sì, l'ho avuto a Palermo il direttore che ringrazio, insieme alla società che hanno creduto fortemente in me. Ci siamo sentiti giusto per parlare, io e il direttore ci sentivamo anche prima della trattativa e tutto il resto. Niente. Sono molto legato a lui come persona. Ti faccio l'ultima domanda da parte mia. Tu puoi giocare sia in una difesa a 5 che in una difesa a 4. Parma gioca sistematicamente a 4. Per te è un limite, una cosa in più, uno stimolo? Dove ti trovi meglio? No, non è un problema giocare a 5 o a 4. Ho giocato anche in nazionale a 4, quindi non è assolutamente un problema. Anzi, è uno stimolo a migliorare sempre in qualsiasi ruolo. L'ultima dura parte mia, uno, a che punto arriva della tua carriera e che significato ha il Parma in questo momento? Non sei più un under, però sei ancora molto giovane. Sicuramente arriva in un momento della carriera dove voglio dimostrare il mio valore, sono più consapevole dei miei mezzi, del mio potenziale, quindi arriva in un momento importantissimo per me e ci tengo a far bene, a dimostrare quello che è il mio potenziale. Gambaro dichiara, sono tantissimi grandi terzini del Parma, tu a chi ti ispiri? Come terzino sinistro mi piace Kolarov della Roma, è un terzino con forza fisica, gran piede, gran tecnica. Senti, tu sei uno degli acquisti di quest'anno, perché di fatto prestito con obbligo di riscatto, quindi sei un acquisto. E il Parma ha puntato molto sui giovani di prospettiva per rilanciare, una responsabilità in più per voi. Sì, sicuramente. Hanno fatto tanti investimenti importanti quest'anno, quindi vuol dire che la società vuole crescere, vuole puntare in alto. No, non, una responsabilità sì, però sono belle le responsabilità, aiutano a crescere.